Oh, niente più maniche corte e direi di cominciare l'autunno con una performance. Questo effetto voglio utilizzare la scatolina come una sorta di metafora che sta a indicare un luogo inaccessibile. E vi faccio vedere che è vuota prima di cominciare. La mettiamo da parte perché quello di cui abbiamo bisogno adesso è un protagonista. Una carta scelta e il destino ha selezionato un Jackie fuori. Lo rimettiamo insieme alle altre perché così non si sente solo. Il mazzo non ci serve più a questo punto, quello che ci serve è la nostra scatola, il nostro luogo impenetrabile da tutto tranne che dalla magia. Infatti, andiamo a vedere una carta che si è materializzata al suo interno, ma non una carta qualunque. Il nostro Jack di cuori. Performance veloce, ma non indolore. È un plot magico abbastanza conosciuto, quello della carta nella scatola, ma il metodo un po' meno. Per qualsiasi cosa commentate pure qua sotto, oppure per discussioni più approfondite venite a trovarci sul forum. Iscrivetevi al canale, campanellina e ci vediamo al prossimo video.